stiamo diventando sempre più amici intimi di Dio? Perché Dio vuole questo, vi ricordate? Ad Abramo dice, ma devo tenere nascosto qualcosa? Ad Abramo, a questo mio amico? E allora inizia a rivelargli ogni cosa. E Abramo inizia a fare questo cammino, ha un po' paura all'inizio, dice, ma vedete come ardisco ancora, Dio, chiederti questo, ma posso chiederti ancora quello? Ma certo, dice Dio. Certamente, e ancora il Signore vuole che cresciamo in questa amicizia, in questo dialogo con Lui, in questo dialogo. Fino a, c'è scritto Genesi 18:33, come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò e Abramo ritornò nella sua abitazione. Che bello, finiscono questo percorso assieme. E poi è come se ognuno andasse alle proprie attività. Due amici che si sono intrattenuti in questo dialogo e poi dice va bene, ci vediamo la prossima. Questa amicizia, noi sappiamo che Dio è sempre con noi, ma è un'immagine, come anche con Maria, vi ricordate l'arcangelo Gabriele parla con lei, lei parla con l'arcangelo Gabriele, quindi con Dio, e poi l'arcangelo se ne andò e lei partì per andare dalla cugina Elisabetta. Dopo che abbiamo pregato, dopo che siamo rimasti in comunione con Dio, ecco che la nostra giornata prosegue nella certezza dell'amore di Dio, di questa amicizia. Amicizia che ci viene rivelata anche attraverso Gesù, Giovanni 15, versetti dal 13 al 17. Beh, parte soprattutto dicendo, questo è il mio comandamento, che vi amiate, come io vi ho amato. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Guardate che non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. E poi proseguo ancora dicendo, guardate che non siete voi che avete scelto me. Non a caso siete diventati cristiani, non è che un giorno vi siete svegliati e avete detto, ma voglio iniziare un percorso, un cammino. No, no, guardate che sono io che vi ho chiamati. Vi ho attirati a me, ho iniziato a istruirvi, adesso così potete portare frutto, potete portare frutto. Guardate che qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, la otterrete, perché io vi ho chiamati proprio per questo, per entrare in amicizia con me. Vi ho fatto conoscere ogni cosa, adesso l'unica cosa dovete camminare nelle mie vie, fare ciò che io vi comando. Gesù non dà dei suggerimenti. Cioè non è che dice se oggi ti va perdona, poi domani vabbè, se domani sei arrabbiato fai pure, no, Gesù dà dei comandi, dice perdona 70 volte 7, vivi il perdono e così via. Ecco che Gesù è venuto a rivelarci la volontà di Dio in modo che possiamo entrare in intimità con Lui, stare sempre di più uno con Lui, come dice poi più avanti. Sempre nel Vangelo scritto da Giovanni, se restate in me, io resterò in voi, e qualunque cosa chiederete, la otterrete. Ecco, quindi dobbiamo custodire questa intimità con Dio. E la custodiamo facendo che cosa? Ascoltando quello che Dio ci dice, attraverso le Sacre Scritture sempre di più, e poi mettendole in pratica, camminando nella parola. Lasciando che la parola dimori nel nostro cuore e nella nostra vita. I nostri pensieri diventano nuovi, le nostre parole diventano nuove, le nostre azioni diventano nuove. E quindi ecco che diventiamo veramente, scusate questo termine, ma divini. Diventiamo divini, divinizzati dalla presenza di Dio in noi. Amici così intimi da essere divini. Che bello, proseguiamo allora questo cammino di intimità, proseguiremo ancora. Questa sera con Abramo ci sta portando proprio a poi alla piena realizzazione che vedremo fra due settimane, quando Dio realizzerà quello che sembrava impossibile. Padre eterno e santo, Dio di ogni bontà e di grazia e di benedizione e di amore, veniamo ancora a te nel nome di Gesù. Tuo Signore, ti sei manifestato noi, Signore Gesù, per portarci al Padre. Tu ci hai portato il Padre per portarci al Padre. Grazie, Signore, per questa intimità che ci hai rivelato che si può avere con Abba, con questo Babbo, con questo Padre, con questo Papà misericordioso. Un Dio tenero
e potente allo stesso tempo. Grazie per averci rivelato che siamo chiamati, che se siamo qua siamo stati chiamati per nome, che in qualche modo lo sguardo dall'altro è riuscito poi ad agire attraverso la sapienza e farci sentire la voce, la sua voce. Sì, Signore, a te è piaciuto chiamarci e darci il tuo regno. Ed ora, Signore, vogliamo camminare con te, vogliamo camminare nelle tue vie, giorno dopo giorno, sempre. Così diventeremo sempre più amici. Amici con te, tu ci rivelerai sempre di più il Padre, e il Padre ci rivelerà sempre di più il suo amore. Grazie, Signore. Vieni, Spirito Santo, ti chiediamo solamente il dono della fedeltà. Fedeltà alla chiamata, la fortezza per camminare senza mai tirarci indietro, ma giungere fino alla fine, come dice San Paolo. Ho mantenuto la fede e combattuto la buona battaglia. Fino alla fine, aiutaci a camminare nelle vie di Dio. E sì che saremo vittoriosi in ogni situazione.